siamo in una super compagnia di Sara! Ciao! La nostra super cuginetta! Come avete notato, cosa abbiamo in mano, Sara? Le nostre bambole Reborn. E si chiamano, lei l'avete già conosciuta ed è Emily. Lei è Aurora. E l'avete vista nel video unboxing della nuova bambola Reborn. Se non l'avete ancora vista. E la tua, Sara? Si chiama Alice. Alice, guardate come mi sta bene. Vediamo il look. Io la tolgo dal cappello. Ha dei cerni gemelli. Bellissimo, tra l'altro, quel cappellino lì. Oh, tanto li avevo, no, ma li avevo preso un altro, scusatemi. Lei, tra l'altro, mi sa che ha lo stesso vestito del video della passeggiata, tra mille vestiti, perché un giorno vi faremo vedere tutti i nostri vestiti, ho scelto proprio lo stesso. Adesso vi porteremo un posticino. Ciao, ciao. Sì, ciao, ciao. Qui tutta la nostra roba, sembriamo delle scappate di casa, ma lasciamo perdere. Ok. Siete delle bravissime mamme, perché tutte le mamme portano con sé tantissime cose. Mamma, in caso... non tutte le mamme, tu ti porti via tantissime cose. Io come mamma mi porto sempre tutto. Il cambio in caso della pipì, in caso uno si bagni, si sporchi. Mamma, non ho 2 anni. Ma neanche io! Cioè... Però le vostre bambine potrebbero fare la pipì e che la pipì potrebbe uscire dal pannolino. Opla. Giusto? Ma io non ho 2 anni, magari se mi bagno. Perché allora, io non ho proprio 2 anni. Io direi di sedermi. Uh-huh. Tra l'altro questo, ragazzi, è il tipo, com'è che si chiama quello che da mettere qui? Lo zainetto? Marsupio, no, ma che... marsupio. È il marsupio. Oh, qua c'è la tua piccolina. È un marsupio zainetto. Allora, ci siamo accompati qui. Ah, dov'è il succo? Vieni che tu, Sara. Adesso... Oh, c'è un ragno. Tolgo io. Sali sulla mia mano. Ok, era il mio birbo. Ok, fatto. Che schifo i ragni. Siete mamme, dovete parlare in modo dolce. Sì. Vieni, dai, Sara. Non tagli questo ragno. Mamma, ce l'hai un'altra coperta? Perché mi sa che siamo un po' piccole. No. Siete un po' piccole? Sì, siamo un po' piccole. Vabbè. Forse è un po' piccolo il telo. È un po' piccolo il telo, infatti. Ma no, non ce l'ho. Ah, ok. Allora, come vedete qui la nostra zia Ale ci ha portato l'acqua con il succo. Cioè, Sara ha l'acqua, noi abbiamo il succo perché Sara non ha ancora finito di bere, ecco. No, ok. Fine. Abbiamo annaffiato i fiorellini. Infatti, quindi... l'erbetta di oggi è stata annaffiata. Qui abbiamo il succo, volete il succo? No. Ma io direi di far vedere cosa abbiamo portato. Allora. Da chi iniziamo? Io. Da Sara, dai. Sara che è la nuova arrivata. Allora iniziamo a vedere prima di tutto la borsetta. Stop, Starla. Sara, aspetta un secondo che arrivo. Vediamo questa bellissima borsetta di Love Bear. Allora. Di Alice, Alice, scusate. Allora, questa è la mascherina mamma. Per lei. Ma gliela proviamo un attimo la mascherina, provagliela. Sì. Devi tenerla però così piccola perché sennò le sta troppo grande. Ma che carina! Aspetta, devi metterla dentro le orecchie, guarda che te la tolgo. Com'è che si chiama quei personaggi che avete anche voi? Crazy Baby! Mamma Magic Year, mille avventure! Eccola! È carinissima! Ok, ho portato la mascherina perché col Covid ovviamente va la mascherina. Certo. Poi? Poi ho portato tutti i pannolini. Ah, mi avevi detto solo 2! Vabbè, per sbaglio ne ho portato anche un terzo! Ecco. Vabbè, fagli vedere un attimo. Quindi, come sono fatti i pannolini. Allora, il primo è il più simpatico e poi ce ne sono 2 uguali con la pecorella. Vediamo. Carini. Vediamo questo che non l'ho visto bene, il primo. Guardate. Questi qua sono quelli, quello che aveva già dentro, vero? Sì. Quindi ragazzi, mi raccomando, andate a vedere il video che abbiamo abbiamo unboxato la bambola della Benny. Mi raccomando. Allora, questo è il sotto del suo pigiamino, che poi c'è anche la maglietta che era mia, però le sta bene anche se è troppo grande. Fagliela vedere girata. Eccola qui. Eccola. Oh, che bella. Di OVS. E invece sempre la mutandina, tra virgolette, è il sotto di... del pigiamino. Sì. Ma non era del tipo, l'hai trovato dentro? No. No, vabbè ragazzi. Sembra proprio di sì. Poi ci sono le scarpine, queste qui. Bucciosine!
Oh, in jeans sembrano tipo le All-Star. C'è anche il micino. Oh, ma che carino! Aspetta, che non l'ho presa. Ah, ma la puoi prendere? Fai vedere. Fa vedere. Devo vedere. Ma che carina! Sì, è troppo. Ma anche le orecchie. Ma solo io mi sono già tolte le scarpe. Ah, no, siamo ecco. Tutti, sono già tutti tolte le scarpe. Vieni. Tra l'altro, ragazzi, avevo fatto un sondaggio Instagram. Guardate le mie scarpe nuove. Sì, ma stiamo facendo un video di un'altra cosa. Poi c'è questo. Il portaciuccio. Oh, ma che carino! C'è attaccata una stellina e questo. Fa vedere la stellina. E c'è attaccata una luna. Me l'hai attaccato tu questo cosino, sì. No? C'era già. No, mamma, la stella ci ha attaccato. Ah. Fagliela vedere bene la stella. Ora. Va bene. Io ho già visto una cosa bellissima. Poi c'è il suo peluche preferito, Settete. Che carino. Com'è che si chiama Settete? Sì. La babaglia. Anche nella realtà? Non è in O? No, però no. Io no, in O. Di un body. Oh, noi abbiamo lo stesso tessuto di un body. Probabilmente è di OVS o HM, sicuro. Poi vabbè, c'è il cambio con il borotalco che profuma veramente. Questo è l'avevamo fatto insieme. Sentire. L'avevamo fatto insieme, tra l'altro un pigiama party. Quindi quello è il borotalco? Mm-hmm. Sì. Poi c'è una per fare il sotto, perché quando si cambia sì, ah, il telo. Sì. Voglio vedere tra l'altro il disegno, voglio vedere il disegno che sì, perché l'avevo fatto io a scuola, però poi l'ho usato per questo. Che carino. Sì. Qui dopo ci metto sul cognome una stellina. Ecco. Poi questa è una copertina. Sì. Bella. Bella. Più leggera. Sì. Sì, molto leggera. Poi c'è il suo biberon. Ma che carino con i... con i... con i... con i... Ma Alice viene allattata o le dai il biberon? Le dai il biberon. Ah, ok. E poi c'è la sua spazzola, che non ha capelli però. Ma è una spazzola morbida, è la spazzola dei neonati, proprio per non far male il cuoio capelluto. Provaglielo. E fa anche un massaggino. Vedi che non piange? Poi c'è questo cuscinino. A forma di cuoricino. Sai che io quando ero piccola ne ho fatto uno uguale per la festa della mamma, come lavoretto in casa. Guardate, queste qui sono le saffiette Love Bebè che le abbiamo fatte tutte insieme al nostro pigiama party. Abbiamo fatto le saponette, il bagnoschiuma, queste, poi cos'è che avevamo fatto anche? Basta, mi sa. Sì. Basta? Sì, sì. Ah no, anche Avevate riempito lo studio, sì. Perciò secondo me avevate fatto tante altre cose. Abbiamo fatto anche il bagnoschiuma. Eh sì, anche il bagnoschiuma. Sì. Vabbè, dopo vi faccio vedere anche la mia, perché... Ok. Queste sono le salviettine. Basta? E basta. Sì, mi sa che okay. No, io, tocca a me. Va bene. È una mamma attenta, penso sì. Che abbia portato un po' tutto. Allora, io ho portato tutte queste cose. Ti do in caso bebè? Nonna, puoi vedere. Mamma, ma puoi scusami, vedere. Benetta, la tua bambola sta prendendo tutto lo spazio, no? Non per dire, ma la tua bambola ha più spazio di me e della Sara. La allora, Sara poverina è mezza fuori. Allora, mettila fuori, che lei tanto c'ha questo. Cioè, scusami. Lei c'ha la copertina. Le bambole si mettono fuori. Allora. Ho portato due borse, qui ho portato dei pannolini, tre sì. Pannolini, con questa felpina, sì. Con questo giochino. Gliel'ho fatto vedere che ha sul sacco nanna? Sì. Sì, poi io sul sacco nanna. Poi questo qui. Che era mio di quando ero piccolina, ragazzi. Tipo una salopette, tipo come era mia. Sì, vestitino. Poi... salopette, vestitino. Ah, poi io ho anche portato il tutto. Che si mette così. Hai ancora tante cose. Sì. Sì, ho ancora tante cose. Teniamo bene la copertura. Poi ho portato una bavaglietta. Sì. Tutta ricamata a mano, questa bavaglietta. Sì. Che mi aveva regalato qualcuno, non mi ricordo. Un altro pannolino. Ah. Cos'è successo a questo succo? Poi... delle scarpine. Le scarpine. È successo che... l'hai sporcato tu con la crema, amore. Sì, infatti, ho fatto il tiramisù. E l'hai sporcato con la crema. Il tuo è giallo, vero? E questo vestitino. Mamma, quanti cambi le hai portato? Wow. Tu bene quel succo? No. In caso vomita, sì. vomita. Poi questo. Una magliettina. No, sarebbe un vestitino, perché sarebbe troppo Scusate, grande. Ma ho le zanzare che mi stanno mangiando. Il tuo peluche preferito sì, tra l'altro, ma zia, sì. Hai preso qualche spogliare? Poi...
Vabbè, tanto poi non ci sono. Ho portato. Non ci sono zanzare, ne avevo tre. No! Ho portato anche questo qui. Per che cos'è? Disegnare. Ma disegna già. Ti sei simpatico. È avanti questa bimba, Sera. Sarà qua il cappellino. Sì. Poi queste qui per la baba. I fazzolettini. Poi ho portato le salviettine. Sì, quelle sono. Tuttora sono sempre in borsa della mamma, della vostra mamma. Poi, le mie mani non sono mai pulite. Un cappellino. Poi questo è il burro talco. E questo qui è una crema. Io. Aspetta, non è ancora finito perché devo fare anche questo. Ma guarda! Poi questo qui per prendere le foto. Oh, Di... pure il termometro, Ah, sì, anche il termometro. Anche il termometro. Però lei somiglia a mamma Laura, mi sì. sa. Eviti apri la borsa, apri la borsa. No, l'altra da mettere dentro tutto. Allora. Qua abbiamo altri cambi, tuttora in ciniglia, ma... Se magari tra un po' fa un po' di freddino, insomma. Sì, infatti, se i gradi andassero sotto zero in quel caso. Sotto zero. Tanto notiamo Aurora come sta qua tranquilla. Che molto bella. Che... Alice guarda il cielo. Sì, però ci sta un po' l'abito. Sì. Poi questo. Sì, ma qua non può vedere il cielo, vede l'olivo. Ciniglia. Poi dei ciucci. Ma quanti ciucci ma quanti ciucci hai portato? Non so, magari se a qualcuno li servissero. Ma 3.000 bocche. No, ma anche per noi in caso ci fornisci ciucci, insomma, sì. In caso alle mamme che... Alle medicine. Fai questo qui, il cucchiaino. Il biberon. Un dado. Questo qui per le ore. E poi questo qui, una saponetta. E anche un telefono e anche un altro. Ma quanti... Ok, tocca a me, vieni qua, mamma. Anche il sapone. Il disinfettante per le mani, ovviamente, io in questo periodo Covid. Mi stanno mandando le Io ho portato questa copertina che serve per le nostre piccole, visto che sapevo che non sarebbe mai stato abbastanza, così ho portato un'altra copertina. Sì, attenta il succo. Lo mettiamo qui. Dall'altra parte, brava. La metto qui, se volete dopo ci possiamo fare tipo un'area nanna qui, perché dopo devono fare il riposino, ovviamente. Appunto. Lo mettiamo qui. Perfetto. Ma è vero che... Poi tra l'altro dovrei aver portato pure un'altra copertina, infatti. Se rimane il ciuccio troppo tempo si scolori. Sì, è per allora. Quello che c'è scritto sul libretto. Guardate qui un'altra copertina. Volete un'altra copertina per le vostre bambole? Sì, la mia freddissimo. Ma che freddissimo. Quali ce le mettiamo tutte per la nanna? Sì, dai. Ok, qua c'è sala nanna. Io sono sempre super preparata. Poi ho portato questo in caso per cambiarli il pannolino. Sì. Penso serva a questo. Sì. Dove va lo zaino? Fare un giretto. Ah. Poverina, mica deve stare qui a invecchiare. Ah, certo, perché invecchia nel guardarvi, Guarda, poi abbiamo questo cuscinetto, sempre per dormire. Sì. Per l'aria nanna. Non devi stare... No, così non va bene, devi stare un po'. Poi ho portato il suo peluscino preferito. La sto schiacciando nel frattempo, ma... Perché se non si rompe. Ecco, qui. Tieni. Poi gli ho portato le salviettine, che ecco le salviettine dove erano, che sono quelle uguali che avevo fatto. E tra l'altro sono super carine perché dietro hanno le informazioni. Guardate. Sì, ce ne sono tantissime. Come allora, un profumo di vaniglia, tenere lontano dalla portata dei bimbi, tra l'altro sono per i bimbi, ma... Tanto per fare, conservare. No, perché si possono soffocare se conservare nella sua confezione, non buttare nel WC. Le salviette, se le strizzate perdono schiuma, meglio consumarle entro il 2022 del 15 del 100. Ma cosa? Si possono usare anche in maniera dama. Chiamare. Vero che la tua professoressa non vede questi video? No. Chiamare i seguenti numeri in caso di emergenza: 11875. 558910 687574 3825 116 8910. Tranquilli, tanto 10. Tranquilli, tanto nessuno arriverà a salvare il vostro bebè. No. Qua abbiamo due pannolini. In caso faceste la cacca o la pipì. Oppure Poi ho portato la bavaglietta viola perché tra poco è l'ora della pappa. Dove l'ho messo sul biberon? Eccolo. Poi questo che è un gioco che gli faccio così e se lo mette in bocca. Poi ho portato il suo ciuccio di mamma. Tra l'altro carinissimo, si illumina al buio. Wow!
la sua copertina, perché lei non abbinata sta... col cuscino, sì, ovviamente. Perché... Cioè, ragazzi, qui non si scherza mica. Poi qui ho invito per le 5 di pomeriggio e alle 7 di sera. Ah, questi qua sono gli inviti della Benetta, che fa qualche volta quando si annoia e fa una festa. Fa una festa, ecco. Vero Benny? Sì. Qua abbiamo un'altra bavaglia, perché di bavagli non ce ne sono mai troppo, ovviamente, però questa qui è più bella. Sì. Con le righettine. Poi ho portato il suo pigiamino. Che bello. Sì. E qui questo qui per pulire la saliva. Ok, io direi che adesso, ragazzi, ci sistemiamo e adesso le mettiamo a dormire. E poi le diamo da mangiare. Allora, ragazzi, adesso li mettiamo a fare la nanna, vero? Perché si sono divertiti un sacco. Chi è di voi che l'ha fatta? No, ditelo, no, ditelo. No, no, loro. No. Sì, esatto. Direi di cambiargli il pannolino. Tutte e tre? Sì. Contemporaneamente? Esatto, nonna. Mamma, sono gemelline, cioè sono cuginette gemelline. Ah. Sono cugigemmi. Cugigemmi? Ah. Commentate tutti hashtag se avete delle cugigemmi. Guarda, c'è un ragno. No, non andare sull'alice. Ragno? Ma mamma, da che lato si usa questo? Così. Va bene. Mettiamoci. Allora, vieni mamma qua, così fai la ripresa di me che gli cambiamo il pannolino. Ok. Guardate, allora... C'è un ragno, guarda, che carino. Allora, vieni qui sulla mano. Vieni sulla mano. La mia piccolina ha paura dei ragni. Allora, Aurora è già con le gambe aperte. Via, ora vai. Benedetta, mi sa che le sta rompendo una gamba. Mamma, no. Aiuto, ma non ce l'ho più sulle... Tra l'altro, ragazzi, è la prima volta che prendo un ragno in mano, non so perché. Forse mi sento una mamma, ma sappiate che questa cosa non succederà mai. Certo, spero... perché tutte le mamme al mondo prendono i ragni in mano. Ovvio. Ovviamente. Allora, guardate, allora apriamo di subito il pannolino. Va bene. Facciamo finta che ci sia dentro la cacca, perché non so se lo sapete, ragazzi, ma le bambole non cacano. Bene, Vittoria. Non cacano, cacano. Ok, ci ho fatto la pipì puzza però, non so se lo sapevate. Sì, puzza di acido. Acido? Acido. Acido, acida, acido, acida. Ok, questa è una salviettina che ho preso. Chiudo il pannolino, lo butto qua, dopo ovviamente lo... Prendo il pannolino nuovo. Tra l'altro prendo questo qui con la pecora cane. Metti un'altra po' più per la cane. Non si capisce bene. E invece ho dato queste salviettine. Prendo sì anche le salviettine. Poi ci metto un pizzico di borotalco. Ci sa mai? Eccotelo. Eh sì, però... Hai bisogno? Cosa è questo? Benny, non ti sei portata 200 pannolini tu? Sì, infatti. Allora, vado a pulirli sopra di prima di tutto al culetto. Mi presti un po' di borotalco? Il sederino? Il culetto, mamma! Il culetto. Ecco, mettiglielo un po' tu. Ah no, tieni quello di Benny. Grazie. Mettiamoci... No, prima devo pulire il sederino. Già. Puletto. Guardate cosa faceva la mia mamma. Che schifo! Mi mangiava i piedi. Vero mamma? Non so. Tanto la rimetto dentro, ma... Che odore di carta. Cioè, da prima da acido a carta. E ora vado a mettere il pannolino nuovo. Alza il tuo sederino, Emily. Ok. Ok, sistemiamolo. Ragazze, non so a voi, ma la mia dopo il latte ha... Non è vero, niente. Questa qua è una cosa... Ah, mi sono sbagliata, devo pulirli. Vado a fare pure l'altro. Yeah. Tra l'altro, ragazzi, se tipo dite, no, però se siete femmine o comunque se siete... No, ma... A parte che sia maschi che femmine usano il pannolino quando... Ma certo, scusa, sono neonati. Metti brutalco. Che discorsi fai? Non lo so. Allora, ragazzi o ragazze, se c'è questo pezzettino qui, è super è normale perché ci deve stare la cacca, forse. Sì. Ecco. E poi perché, non lo so. Deve essere sempre un po' più grosso perché ci deve stare lo spazio per la cacchina. Ecco qui l'esperta. Già, perché i bambini fanno una cacca gigantesca. Più di noi, più degli umani, più dei grandi.
Oddio, non è proprio così. Lo sai che si poi dice puzzi che la cacca... molto? Questo è vero. Sia benedetta, o la pipì. La pipì, la cacca... Ferma. Soprattutto quando ehi! Fa... quando... Ehi! Ehi, si poteva rompere però. No, no. L'ho fatto oggi. Sì, è vero. Ah, oggi, oggi? Sì, oggi, oggi. Adesso vi faccio apposta per il video. Questa creazione che hanno fatto loro. Bellissimo. Questo cerchietto. Ho perso il suo peluche. Lei non dorme senza peluche. Vabbè, ragazzi. Avete cambiato questo pannolino? Sì. Io no. Direi che è a posto. Ora la posso mettere a dormire. Ma il pannolino dov'è che è finito? No, il pannolino. Il suo peluche? Secondo me si sta facendo tardi, eh? Sì, infatti la mettiamo a fare un riposino e poi le... Ah, eccolo. E poi li svegliamo per... tornare a casa, ma perché no, per poverine... dargli il latte. Ah. Ah. Ah, vabbè. Ah, B. Allora, ragazzi, buonanotte. Ma no, non si dà il latte prima di andare a dormire? No. Qua sì? No. Allora, ragazzi, buonanotte a tutti e poi si chiudono le ciance. Mentre ragazzi i bimbi dormono, le mamme chiacchierano! Bagni dappertutto e sai che quella bambola non può essere bagnata? Quale? Quella che hai in mano. Caccia finta. Brava. Voi sentite, ovviamente non avete sentito niente. Perché dovreste sapere tutte, e se non lo sapete ve lo diciamo noi, che queste bambole Rayburn sono molto delicate. Tutte e tutti, perché? Sì, e quindi non devono essere bagnate. Per pulirle però... bisogna usare il cotone, giusto? Sì, però pennellini. Sono di silicone, quindi possono bagnarsi. Sì. Anzi, vanno lavate una volta ogni due giorni. Perché se no ogni due giorni accumulano. Sì, e poi va passato il borotalco, l'olio. Altrimenti queste no, però, perché no. Si toglie il colore anche della bocca. Sì. Ok, io adesso che gli ho dato il latte direi facciamoli giocare! Io la faccio andare qui sopra. Pure io. Spostati. Spostati, mamma! Via, via, via! E ora... Mettetele tutte e tre? Sì, ovvio! Ovviamente ci metto... Ma già la bavaglia... Ah, io non gli ho messo e la bavaglia! E poi li facciamo giocare con tutti i quadratini! Ovviamente le tolgo la bavaglia, perché sennò poverina si strozza via! Ah, ma voi l'avete già cambiata! Cioè, tu l'hai già cambiata, boh, dopo la cambiamo! Ed eccole qui, le nostre piccoline! E ragazzi, noi intanto andiamo a chiacchierare! Venite! Scusate, devo fare io la babysitter? Sì! No, ragazze! Non sono ancora nonna! Allora, stavo dicendo che gli ultimi aggiornamenti su Baby Life Boom 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 Cichichi che lo sapevate che è uscito e sì, sono tutte delle nuove salviettine ultra potenti che puliscono puletto da cacchi di pipì. Vediamo proprio il mucco e la bavetta che esce. E ovviamente compriamo anche delle nuove tutine con fibra di 333. Gli occhi sono di vetro, quindi sono molto molto delicati. Questi sono i piedini. Solo il meglio per la mia bambina. E le unghiette. Anche la mia. Guardate queste mamme come sono provate, così stanche dopo questa giornata al parco. Allora ragazzi! Fiatare. Inizia a essere più fresco, forse sì, volevi esatto. Dire? Loro hanno cominciato ad avere freschino, hanno sonno, il pannolino puzza. Ancora? No, però diversiva. Se questo video vi è piaciuto lasciate tantissimi like, iscrivetevi al canale e per supportarci e attivate la campanellina per non perdervi nessun video. Tu ciao. Sei? Chi sei? Tu sei? Vittoria? Tu sei?
Sara, il piccolo unicorno. E tu sei? Benedetta e Aurora. Mi raccomando, se volete altri video con le bambole Reborn e soprattutto con Sara, la nostra super cuginetta, fate tutto e andate su Instagram e lasciateci un commentino. Ok. Ciao. Ciao ciao.